Buongiorno a tutti, io sono Alfred73 e oggi condivido con voi l'aggiunta di una presa d'antenna ad un impianto TV esistente. La ricezione di un impianto TV è fortemente condizionata dalla distanza dal ripetitore e da eventuali ostacoli frapposti tra il ripetitore e la nostra antenna. Il segnale captato da un'antenna, in questo caso logaritmica, cioè a larga banda, passa di solito attraverso uno splitter o derivatore o partitore di segnale d'antenna che lo ripartisce in maniera equa tra tutti i televisori. Tuttavia, in presenza di un segnale molto debole proveniente dall'antenna a causa di ostacoli, il segnale d'antenna risulterà attenuato e giungerà debolmente su ciascun televisore, causando il fenomeno delle immagini pixelate del segnale disturbato. Questo fenomeno avviene o quando il segnale è troppo debole oppure quando il rumore di fondo è troppo elevato. In alcuni casi il rumore di fondo può essere provocato anche per esempio da elettrodomestici o dalla presenza di una torre ripetitrice di telefoni cellulari. In quest'ultimo caso è possibile inserire sulla discesa d'antenna un filtro cosiddetto LTE che impedisce ai segnali della stazione cellulare di entrare nel televisore. In presenza di segnale attenuato da ostacoli, quali ad esempio alberi o palazzi, è possibile inserire in serie alla discesa d'antenna un preamplificatore d'antenna che si occuperà di ripristinare il livello di segnale desiderato dal televisore. Questi amplificatori d'antenna possono funzionare a 220 V o a 12 V prelevando la tensione direttamente dalla discesa di antenna. Hanno dei trimmer che consentono di regolare il guadagno per eventualmente ciascuna banda a cui possono essere collegate diverse antenne. Fatta questa doverosa premessa, essendo il mio impianto dotato esclusivamente di un semplice partitore di segnale, poiché la mia antenna vede perfettamente il ripetitore posto sopra ad una montagna, andiamo a vedere come procedere per aggiungere una presa d'antenna al nostro impianto. Innanzitutto dobbiamo ovviamente seguire la discesa d'antenna fino alla scatola più vicina al tetto e cercare il nostro splitter o ripartitore di segnale d'antenna o anche un amplificatore d'antenna se presente. Una volta individuato il nostro ripartitore d'antenna nei pressi della discesa d'antenna, andiamo a verificare se è disponibile una presa di uscita in più rispetto a quelle già presenti. Su questi splitter di solito troviamo delle frecce che ci indicano l'ingresso della discesa d'antenna e le frecce di uscita che indicano l'uscita verso vari televisori utilizzatori. Qualora le uscite fossero tutte occupate dalle varie prese d'antenna già previste, abbiamo solo due possibilità: staccare una presa d'antenna non più utilizzata oppure passare ad un nuovo splitter avente maggiori uscite d'antenna. Maggiori saranno i televisori collegati alla discesa d'antenna e ovviamente minore sarà il segnale che giungerà a ciascuno di essi. Di conseguenza, aggiungendo un televisore senza un amplificatore di segnale, potreste avere delle immagini pixelate sui televisori più lontani. Vi ricordo infatti che il livello di segnale dipende anche dalla lunghezza del cavo d'antenna, quindi cercate di tenere i cavi d'antenna il più corti possibili. Ma andiamo avanti. Una volta individuata una presa d'antenna disponibile sul nostro ripartitore, anzitutto dobbiamo procurarci del cavo coassiale d'antenna o anche satellitare. Questi cavi vengono venduti in vari millimetri di diametro, dai 3 ai 9 in generale, con vari livelli di attenuazione. Usando una sonda da elettricista faremo passare il cavo dalla scatola dello splitter alla scatola della nostra presa d'antenna. Una volta che avrete fatto passare il cavo d'antenna tra le due scatole,
dovrete procurarvi un connettore cosiddetto F da 7 mm di larghezza, necessario per collegare il cavo d'antenna da 5 mm allo splitter. Infatti, la larghezza di questi connettori varia in base al filo d'antenna che ci andrete ad inserire. Un cavo da 5 mm richiede un connettore da 7, mentre un cavo da 3 mm un connettore da 4. Bene, una volta passato il cavo d'antenna nei pressi dello splitter, vediamo come collegare il cavo d'antenna al nostro splitter. Uno splitter ad esempio, vedete l'ingresso e le quattro uscite, si tratta di uno splitter da 1 a 4, e andiamo a vedere come cablare il connettore F per collegarlo a questo splitter. Ci procuriamo un connettore F della misura giusta in base al nostro cavo d'antenna da 7 o da 4 mm. Connettore F si può avvitare su uno splitter come fosse un normale dado su di un bullone. La parte esterna costituisce il collegamento di massa, la parte interna del pin centrale il collegamento del segnale. Prendiamo il nostro cavo d'antenna che vogliamo andare a collegare. Questo cavo coassiale porta nella parte interna il segnale e nella parte esterna della schermatura il negativo di massa. Con questo attrezzo vado a rimuovere la sola guaina protettiva esterna, lasciando inalterata la schermatura. A questo punto vado a spellare la schermatura e la relativa anima di carta d'alluminio in essa presente, fino a far aggomitolare tutta la mia schermatura su se stessa, comprensiva anche della carta alluminio. Maggiore sarà lo spessore della calza metallica e migliore sarà la tenuta sul connettore F. Vado a spellare il cavo interno che porta il segnale, si tratta di un cavo di rame rigido. Vado ad infilare il tutto avvitandolo sulla filettatura interna del connettore fino a quando non fuoriuscirà la parte centrale con il suo cavo di isolamento che fungerà da separatore rispetto alla massa. È importante mantenere l'isolamento per evitare il contatto tra il segnale e la calza metallica e del connettore esterno. Di solito, per favorire la tenuta, io aggiungo anche del nastro isolante che mi consente di dare maggiore stabilità a tutta la connessione. Fatto questo, il mio connettore F d'antenna è pronto per essere avvitato sullo splitter, sull'uscita dello splitter. A questo punto, se vi sta piacendo questo video, che ne direste di mettere un bel like e di iscrivervi al canale? Grazie! Una volta collegato il mio nuovo cavo all'uscita splitter disponibile, andiamo a vedere come collegare la presa d'antenna presente sul portafrutto. Questa presa d'antenna è una serie Vimar plana. E per collegare il cavo d'antenna spellato basterà svitare questo morsetto che contiene al suo interno anche il fermacavo per il pin centrale, e allo stesso modo come per il connettore F dovremo spellare il cavo e inserirlo all'interno. Vi ricordo che per tutti gli attrezzi e i materiali che trovate nei miei video troverete degli appositi link in descrizione per l'acquisto, cliccando sui quali contribuirete al supporto del mio canale. Se avete delle domande e volete ricevere delle piccole consulenze, potete inserire le vostre domande all'interno dei commenti posti sotto il video e cercherò di rispondervi prima possibile. Un piccolo consiglio: quando effettuate questi collegamenti, cercate di fare i cavi il più corti possibile per ridurre l'attenuazione del segnale d'antenna. Una volta spellato il mio cavo, vado ad inserire il connettore centrale nell'apposito connettore a molla presente su questa presa e a reinserire il morsetto che blocca la calza metallica di schermatura. Come potete osservare, queste prese sono facilmente collegabili. A questo punto abbiamo realizzato anche questo collegamento tra lo splitter e la nostra presa d'antenna aggiuntiva.
volendo, con un tester sulla continuità, possiamo anche testare la calza metallica e testare l'isolamento della pin centrale rispetto alla calza metallica per essere certi che tutto sia in regola. Bene amici, una volta collegata anche la presa, servirà semplicemente reinserirla nel suo portafrutti e la nostra presa d'antenna aggiuntiva nel nostro impianto d'antenna è pronta per essere utilizzata. Basterà semplicemente collegare un cavo d'antenna per il televisore, che sia, mi raccomando, il più corto possibile per limitare l'attenuazione, e il nostro televisore sarà pronto per l'utilizzo. Bene amici, anche per oggi è tutto. Come al solito vi invito a mettere like e iscrivervi al canale se vi è stato utile questo video, e come al solito vi do appuntamento alla prossima volta.